cronaca della partita di ritorno di questo turno. Il risultato dell'andata ci ha regalato una situazione in cui una delle due squadre è praticamente quasi eliminata, mentre l'altra è al settimo cielo e già si sente con un piede al turno successivo. Molti ritengono l'incontro di oggi una pura formalità ed in effetti i pronostici per la squadra in svantaggio non sono molto positivi. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Tutto pronto, tra pochi istanti sapremo se riusciranno a portare a termine l'opera iniziata nella partita di andata. Fabio, come spesso dici tu, il calcio è strano, però il divario tecnico tra le due squadre è sembrato notevole. Lo si è visto bene nei primi 90 minuti di questo turno e credo che ne saremo testimoni anche oggi. Per qualificarsi sarà sufficiente una partita senza sbavature. Eccoci, si comincia. La Roma gioca nel suo stadio oggi dopo aver strappato un'ottima vittoria in trasferta all'andata. Ha già la qualificazione in tasca, non deve far altro che gestire la partita con intelligenza. Pastore. El Shaarawy riceve in posizione interessante. Buona occasione per Kalinic. E hanno sfiorato il gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. E Shaarawy. Zappacosta. Pellegrini. Arda Turan. Possibilità di prova alla conclusione. E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Arda Turan sceglie tocco corto. Può concludere! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Fortunis. Valbuena. Kalinic. Palla in profondità per il compagno. Valbuena. C'è la palla lunga in avanti. Tocco preciso. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio.
Valbuena. Va via di forza. Prova la soluzione in fascia. Occhio al cross. Spazza via. Mkhitaryan. Mancini. Kolarov. Ottimo il fraseggio. Palla a Mkhitaryan. Kolarov. Arda Turan. Kalinic. E c'è il gol della Roma. Prima lo deve la Roma. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento del gol. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarle arrivare a un passo dalla porta. Quarto gol messo da lui a segno in questa competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Allarga il gioco a destra. L'Olympiakos sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. El Shaarawy. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ora Mkhitaryan. Sulla destra. Kalinic cerca lo spunto. Pericolo in aria. Qui deve tirare. C'è una fatta. Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Lungo passaggio in avanti. La butta via e fa respirare la difesa. Ottima discesa sulla destra. Se ne va. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Valbuena. Riceve il passaggio. Arda Turan. La Roma sembra in ottima forma. Due gol avanti e partita in discesa. E Shaarawy. Zappacosta scatta verso il pallone. Kalinic raccoglie un passaggio dalle retrovie. Sbraglia la situazione. Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. Partita che ha quindi preso una direzione ben precisa. Colpisce il pallone. E c'è ancora un gol.
sono già scappati via, avversario in difficoltà. Era difficile fare meglio, un giro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Mkhitaryan. Kolarov. Arda Turan. Pallone lungo in verticale. Riceve un pallone. Mkhitaryan! Il portiere ci arriva con la punta delle dita. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. È in posizione per il cross. Cross di Esharawi. Riesce ad intercettare. Esharawi. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Kalinic. Conclusione sul fondo. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Valbuena ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio al tiro, parata di Mirante. Al portiere c'è. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Zappacosta. Valbuena ci mette il fisico e conquista il pallone. Mkhitaryan scatta verso il pallone. El Shaarawy riceve un bel pallone. Filtra la palla in profondità. El Shaarawy riceve in posizione interessante. Mkhitaryan! Poteva essere il poker, il quarto gol. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Libera tempestivamente. Da lì può segnare. Pastore ci prova. Conclusione interessante, bella parata. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Provano a ripartire da dietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pellegrini. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Lancio lungo e alto. C'è Arda Turan. Kolarov. Cross in arrivo. È ben posizionato e spazza via la palla. Scodella in avanti. Prova ad andarsene da solo. Si libera la grande. Kolarov.
era ben posizionato e ha intercettato il pallone. C'è la palla lunga in avanti e passa Kalinic, cross in mezzo, arriva sulla palla e interrompe l'azione. El Shaarawy, Mkhitaryan trova il compagno, occhio al tiro. C'è una sola squadra, atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale, stanno dominando. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato, fa sembrare facile tutto quello che fa. Sono due i gol per lui in questo torneo. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Colpisce! Gol, non sbaglia! Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che apre almeno uno spiraglio. Zappacosta. Ecco il Shaarawy. El Shaarawy. Bel gesto tecnico. Fortunis, di forza. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. Olympiacos a calcio di punizione. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Chance per tirare. Si libera della palla ed evita complicazioni. Valbuena. Sulla fascia, in profondità. Qui cercherà il tiro. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Occasione per Kalinic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
Mkhitaryan. Il suo pallone è pronto al tiro. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Tripletta, hat trick. Che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Valbuena. In questa azione mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Kalinic raccoglie un passaggio dalle retrovie. Prova ad andare via con eleganza. Occhio a cross. Prova la giocata di Fino. Il pallone supera la linea, non può arrivarci. Fortunis. El Shaarawy. La Roma è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. E trova bene il compagno. C'è un bel pallone in profondità. Kalinic! E c'è la rete! Un 1-2 veramente da capo. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Quarto gol, ha fatto poker. Partita saldamente nelle loro mani. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Fortunis prova a giocarla in profondità. Riceve la palla. Valbuena. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Se ne va. C'è un'opportunità, Kalinic, la mette in rete. Sembra non avere il totale controllo della gara. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Prestazione fantastica, 5 gol, pokerissimo. Non ci sono neanche parole per descrivere la sua partita. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando.
Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Occhio al traversone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si libera alla grande. Vede la porta. Allontana il pallone. Alza la palla in profondità verso un compagno. Può tentare la conclusione. E sì, trova la rete. Gli avversari possono solo prendere un numero di tardi a questo punto. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Valbuena. Tenta la conclusione. La palla termina sul fondo, sulla destra. Beh, la caparbietà non gli è mancata. Con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Valbuena. Fortunis. Palla in avanti verso il compagno. Ecco Kalinic. El Shaarawy. Zappacosta. El Shaarawy. Zappacosta. El Shaarawy. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Cerca il numero. Può crossare. Occasione per El Shaarawy. El Shaarawy. Pellegrini. E ora deve concludere. Ci prova. Un 1-2 veramente da KO. Devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. E sono tre, e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. El Shaarawy, di forza. Zappacosta. Pastore. Arda Turan. Valbuena. Primo tempo che finisce qui. Non mi aspettavo nulla del genere, a essere onesti. È stata una gara entusiasmante, ma imprevedibile. E credo lo sarà anche nel secondo tempo.
grande distanza tra le due squadre adesso. Vedremo se nel secondo tempo in qualche modo la squadra che è sotto avrà la possibilità di riaprire la gara. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Kolarov. Arda Turan. Mkhitaryan. Ecco il lancio alto sulla fascia. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Valbuena. Cerca lo spunto. Valbuena. Forse ha angolato troppo il tiro. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Ecco Kalinic. Occasione per Esciaraui. Può metterla in mezzo. Deve buttare dentro un cross. El Sharawi. Effetto al cross. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Pastore. Kolarov. Pallone lungo in verticale. È davvero una bella serie di passaggi questa. Fortunis. Mostrano un buon controllo del gioco. Alla peggio nello scontro di forza. Pastore. Palla a Mkhitaryan. E trova il compagno. Passaggio sulla destra. Ecco che la rimette in area. Cross deviato dal difensore. Sarà calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Kolarov. Arda Turan. Traversone di Arda Turan. La mette in avanti. Kolarov. Kolarov. Il portiere dice di no. Il portiere dice di no. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Arda Turan decide di battere colpo. Arda Turan. Arda. C'è il colpo di testa! Occasione mancata, il cross era ottimo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Non impensierisce la difesa. Kolarov. Pellegrini. Mancini.
Fazio fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il portiere si oppone. Bella parata. Nessuno arriva sul cross. Cerca l'uomo là davanti. Ecco Kalinic. Gioca una palla lunga. È attento e allontana senza problemi. Fazio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Lo dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Qui marcatura asfissiante. Pallone alto nello spazio. Attenzione al tiro! Si fa trovare pronto e allontana il pallone. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Secondo te doveva fargliene tre perché iniziassero a marcarlo in maniera più stretta? Prima no, eh? Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili! Prova ad andare! Occhio alla conclusione! In rete. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. È un gol che accorcia le distanze, ma il divario non lascia molte speranze di rimonta. Mancini. La Roma ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Nello spazio per Mkhitaryan. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Va di testa! Il colpo di testa non va a segno. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio.
cerca un varco con un pallone lungo. Mancini. Kolarov. Arda Turan. Kolarov. Arda Turan. Ecco il tiro. Palla che finisce fuori. Prova a verticalizzare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga, in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Dunque, rimessa laterale. Fortunis. Elegante. Mkhitaryan, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Esharawi se ne va. Cross di Esharawi. Passaggio intercettato. Valbuena. Avanza verso l'aria. Ecco Kalinic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Arda Turan. Bella azione sulla corsia di sinistra. Intervento davvero deciso. Errore che potrebbe metterli nei guai. Valbuena provati, la toglie dalla porta. Ottimo l'intervento del portiere. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Occhio alla conclusione. Ottimo intervento del portiere. Ha letto benissimo l'azione, capendo dove sarebbe finita la palla, ma poi non ha saputo finalizzare. Calcio d'angolo battuto corto. Palla verso il centro dell'area. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Fortunis tocca in avanti. El Shaarawy. Zappacosta scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Si ricomincia dal portiere. Mancini. Hanno ottenuto un fallo laterale. Due sostituzioni, rapida successione.
Scodella in avanti. Pallone comodo per il portiere. Riceve in ottima posizione. Il portiere la spedisce su. Pellegrini a sinistra con il passaggio. C'è un tackle duro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fortunis. Che tentativo. Pallone che finisce sul fondo. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Arda Turan. Arda Turan. Ottimo dribbling. Da lì può crossare. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Ottima giocata. Pellegrini, oggi autore di un assist. Occasione per Esciaraui. Splendida l'azione del portiere. Prova a prolungare in avanti. E il tocco è verso il portiere. Lungo passaggio in avanti. Pellegrini. La gioca in profondità. Cavi, bella parata! In avanti, vuol far salire i compagni. Mancini legge bene l'azione, blocca il pallone. Palla a Mkhitaryan. Tentativo di allungare il gioco. Intercetta il passaggio, pericolo. Valbuena. La mette in avanti. Costringe l'avversario al fallo. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. La gioca sulla destra. Zappacosta. Scatta verso il pallone. El Shaarawy. Cross di El Shaarawy. Bello intervento difensivo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Prova ad andare via con eleganza. El Shaarawy. Arda Turan, la gioca corta. Cross verso il centro. Tentativo in avanti, lungo. Tunis prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla allontanata senza troppi complimenti.
La palla viene respinta. Incornata! È in ottima posizione. Allontana la minaccia. El Shaarawy. Mkhitaryan si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Mkhitaryan si porterà a casa il pallone oggi. Palla in avanti verso il compagno. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Da lì può segnare. Occasione da rete. E c'è il gol. Ne segnano un altro e adesso piove sul bagnato. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Quarto gol, ha fatto poche. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Fortunis prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone lungo in verticale. Mkhitaryan. C'è il dai e vai. Zappacosta. Ecco il Shaarawy. Cross di Shaarawy. Se la cava la difesa, allontana la palla. Valbuena. Spinge cedendo il pallone lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Palla intercettata. C'è l'opportunità per il contropiede. Pellegrini, Kalinic, ecco Shaarawy, da lì può concludere, cerca, è un grande riflesso qui, il portiere è sicuro. Pastore sceglie tocco corto, crossa il pallone, ecco il tiro, e scappa il portiere, un gran gol, questo è un gol stupendo, stupendo, disfatta di proporzioni epiche, ma oggi la difesa è veramente un colabrodo. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Libera al momento giusto. Mkhitaryan lotta ma perde l'equilibrio. Bella apertura. Valbuena, ecco il filtrante per Valbuena. Va al tiro. Palla allontanata senza troppi complimenti.
ottimo disimpegno, la spazza via. E l'arbitro dice che può bastare. E vincono dunque anche la partita di ritorno. Un dominio schiacciante nei 180 minuti. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. Si chiude qui il nostro collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiano. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.